Siccome su Mountain Blog ultimamente abbiamo parlato spesso di Free Solo con l'intervista a Reinhold Messner, ma anche in altre occasioni, avevo piacere di sentire Enrico come lo vedi tu Free Solo, perché quello non direi che è sofferenza, è sicuramente un grande rischio, ci vuole una grande predisposizione mentale, però non è sofferenza. No, non è assolutamente sofferenza, anzi direi che è il massimo del piacere. Massimo del piacere, perché c'è il fatto atletico, c'è il rischio, c'è il fatto di dominare con il cervello l'ambiente, perché il solo, vabbè, vuol dire arrampicare, però vuol dire anche dominare con il cervello i muscoli, te stesso e appunto l'ambiente. Quindi secondo me arrampicare da soli slegati è il massimo dell'espressione dell'alpinismo. Facendo dei nomi, chi ti ha impressionato di più negli ultimi anni? Penso che non ci voglia tanta fantasia, nel senso che Uber sulla asse, pesce, però diciamo che Uber sulla asse ha prodotto del materiale che sicuramente è eccezionale. Sì, beh, chiaramente poi anche lui. Però se io penso a un Free Solo potente, penso a Uber sulla asse, alla grande di Lavarico, appunto per i filmati che hanno fatto e poi anche perché conosco la via, e conosco l'ambiente, conosco il tipo di roccia, quindi io come modello del Free Solo, adesso come adesso, ecco, l'immagine che ho in testa è quella di Uber sulla asse. Io il fatto del Free Solo l'ho sempre sentito come qualcosa di mio, nel senso che ho cominciato a arrampicare e dopo 6 mesi già, cioè ho visto che sulle vie di quarto andavo bene, quinto, quindi quarto e quinto ho cominciato a farmelo anche da solo. Poi facevo anche il ragionamento, sul quarto e quinto non metti rinvii, quindi farlo da solo, farlo con un compagno, cosa cambia? Lo fai da solo, arrampichi sempre, è bellissimo, non hai le corde. Io poi sono un po' contro, proprio ideologicamente contro tutto quello che è tecnologico, tecnico, perché già una corda mi dà fastidio. Se io posso evitare di avere la corda, faccio meno. Se io posso evitare di avere i friend, li lascio a casa. Se posso portarmi via solo 3 rinvii, perché quei 3 rinvii penso che mi bastino, ne porto 3, non ne porto 4, o ne porto addirittura 2, perché se penso che ce ne vogliano 3, probabilmente 2 mi bastano anche. Capisci? Cioè, ho sempre ragionato in questo senso qui, mettendo sempre in primo piano l'uomo e non l'attrezzatura che si porta dietro. Quindi io sono nato un po' così come arrampicatore, ho cominciato già nei primi anni a fare solitaria, a fare lì da solo e possibilmente in Free Solo, cioè proprio senza niente, neanche l'imbrago, perché anche l'imbrago, quando ho cominciato a arrampicare, anche l'imbrago lo definivo qualcosa che cambiava le cose, perché avevo un imbrago con un rinvio che in caso ti attacchi da qualche parte, poteva essere qualcosa che poteva essere ritenuto in ogni caso un mezzo artificiale ed in più qualcosa che quando fai un Free Solo non dovresti neanche avere. Poi chiaramente crescendo, facendo vie, l'allenamento, anche le tecniche nuove di allenamento, insomma, che non sono, non mi riferisco al pangulico, certe cose, ma dico il fatto di quando ho cominciato a arrampicare io, se andavo in montagna si arrampicava, se andavo ogni tanto in palestra, adesso invece c'è le pareti artificiali, c'è la plastica e insomma io questo lo tengo come nuove tecnologie di allenamento, nuove tecniche, no? E grazie anche a quello, sì, più allenamento, la confidenza con la montagna, tante vie alle spalle, un po' di malaria che aiuta, un po' di capitan, anche quello che aiuta, tutte queste cose qui, insomma, che vengono a formare esperienze. Da lì poi la Philips Legato, per esempio, l'ho fatta, ma io quel giorno, quando sono partito da casa per andare a fare la Philips, io ero convinto e straconvinto di farla e convinto e straconvinto che non sarei mai venuto giù. Cioè ero allenato, ero carico, al rifugio mi avevano detto che era bagnata, dei tipi il giorno prima l'avevano fatta, avevano bivaccato su che era bagnata e io me ne sono fregato di tutto questo e sono andato a fare la Philips perché volevo fare la Philips, perché in testa avevo la Philips. L'avevi trovata bagnata effettivamente? Sì, sì, l'ho trovata bagnata, infatti mi sono bagnato un po' la canottiera, insomma, a parte quello dei tratti un po' scivolosi, sicuramente ho trovato un po' difficile di trovare la perfetta. Però voglio dire, se c'è la convinzione, c'è l'allenamento, c'è quello stato di grazia, qualcuno la chiama la bolla, tu in quel giorno lì sei nella bolla, quindi
niente e nessuno può farti cadere, niente può andarti male, sei convinto al 100% che tutto vada liscio, e tutto va liscio se hai questa convinzione, se sei sicuro di questo. Ecco, a differenza di altre solitarie che erano state provate, che erano state, ecco, le mie solitarie sono state sempre improvvisate. Io vedo quella volta, appunto, quando sono fuori quella della Philips Legato, io fino a due giorni prima non sapevo che sarei andato. Mi è venuto in mente, ho detto, oh, che bello, mi sento bene, vado a farlo, oppure sono partito da casa la sera, ho dormito sotto, cioè sotto alla Malgapioda. La mattina dopo con un amico siamo andati al rifugio, siamo fatti la colazione tranquilli e beati, e penso alle 10:30, 11 sono andato a farmi da Philip perché si è scaldata l'aria, perché mi pareva che le condizioni, insomma, quell'ora lì potessero essere migliori, cioè niente di... In quanto tempo? Niente di eroico, niente di... cioè nessuno stress. Nessuno. Ti ricordi stress. Quanto tempo è? 2:40. Ecco, poi c'è comunque la differenza che non sono gradi estremi, però li ho improvvisati. Sicuramente quelli che fanno i gradi estremi non improvvisano, nel senso che certe vie sono state addirittura richiodate per essere fatte in libera. Dopo averle fatte in libera non so quante volte, richiodandole, provando tutti i passaggi, segnando, ecco, tac, la solitaria è slegata. Questo non è che voglio togliere niente a certe imprese, però voglio dire, come le ho fatte io, sono state proprio fatte col cuore, con l'istinto. Ecco, altri arrampicatori sicuramente l'hanno fatto più col cervello che col cuore, ecco. Chiaro. Che sono state valutate in maniera molto più oggettiva.